Bene, allora eccoci con la mitica Grazia Carbone. Sì, ciao, ciao a tutti, ciao. Allora, ancora stiamo facendo il corso Belly Painter Pro. Abbiamo fatto 4 mesi, Sì. stiamo per terminare, mancheranno 2 incontri, o meglio 2 sessioni da 3 incontri l'uno per poi fare l'esame. Quindi sei pronta all'esame, Grazia? Beh sì, dai, con un po' di paura, però poi alla fine ci sta, dai, siamo pronti, sì, siamo pronti. Sai, l'esame ti porta sempre un po' di stretta, però alla fine ci siamo. L'esame con tanto di certificazione, quindi vedremo Sì, come andrà. la cosa attualmente è molto importante avere questa certificazione, perché ci porta ad essere più sicure in un certo senso, quando ci presentiamo ad altre persone, quindi alla fine serve. Poi con una come te, insomma, con una brava maestra, è impossibile. Senti, allora parliamo un po' del corso. Qual è la cosa più bella che ti sta piacendo, la cosa che ti sta piacendo di più in questo periodo del corso, che ti sta rimanendo Beh, più? del corso mi piacciono tutte quelle varie piccolezze, quelle varie tecniche che magari uno non può mai immaginare che esiste una piccola tecnica che ti aiuta nel comporre il disegno, nel fare il disegno, nel dipingere il disegno. Poi escono fuori tante di quelle belle, tante di quelle belle cose che tu dici, oddio, l'ho fatto io. Però alla fine sì, l'ho fatto io. Quando impari la tecnica ti rendi conto che ci sono un po' di cose che dovresti imparare prima di metterti lì a dipingere e disegnare. I vari stili sono fantastici, imparare i vari stili è la cosa bellissima, è bello proprio. Ma io amo dipingere, per me i paesaggi sono i paesaggi. Imparare i vari stili è stato molto illuminante. Io lo consiglio a tanti perché infatti quando parlo in giro un po' con le persone, consiglio a tutti di fare anche scuola perché è importante. Ormai hai deciso di fare un corso di belly painting. Bah, io sono partita col face painting, ho iniziato a truccare tanti bimbi in giro, però poi sai, la perfezione, ecco, sempre lì per perfezionarti, per diventare sempre più brava, ti avvicini ad altri stili, tipo il belly painting, anche perché il belly painting ti porta tanta gioia, tanta luce, che poi alla fine la cosa bella è sentire quel bambino che si muove, la mamma felice, magari la figlioletta a fianco che ti salta addosso, ti sa dalla felicità perché anche a lei gli hai fatto qualcosina, quindi insomma anche questo. Poi l'approccio proprio con la pancia è una cosa bellissima, è bellissimo. Questo mi ha avvicinato un pochino di più, un po' la tecnica, un po' anche l'approccio alla pancia. Quella è proprio una magia unica, cioè è una cosa che è indescrivibile proprio, quella cosa che trasmetti e ti trasmette anche, che è bello, proprio bello. Ti trovi migliorata? Sì. Spero che anche la mia maestra dice che io sono migliorata. E mi sento veramente sicura a fare il disegno. Prima ero sempre un po' titubante, chissà se lo faccio bene, chissà se non lo faccio bene. Adesso vado spedita con un disegno di face painting e anche quando faccio il belly painting sono più sicura, questo sì. Mi dà molta sicurezza il fatto di aver imparato, di continuare a imparare tante piccole tecniche. Quante pance hai dipinto fino adesso? Finora ne ho dipinte tre, però siamo in lockdown, quindi. Però me ne aspettano altre 1, 2, 3, 4, 5. In più l'ultima mamma mi ha detto che mi farà tanta pubblicità, perché vede che sono brava e quindi mi farà tanta pubblicità. Ti gratifica molto ed è bello anche questo, sì. Anche questo mi rende sicura, capito? Cioè il discorso di far vedere il mio lavoro a loro piace, e anche questo mi rende molto sicura. Cioè, quali sono, per esempio, uno dei commenti tipici che ti fanno alla fine? Che sono molto belli, ho una bella
nella mano e gli trasmetto qualcosa. Quel disegno mi trasmette qualcosa, perché io poi sono abbastanza ambiziosa sotto questo aspetto. Io chiedo, ma che cosa ti trasmette? Che cosa pensi di questo? No, guarda, questo è bellissimo, guarda, e mi dicono loro, guarda, questo mi dà un senso di pace, un senso di tranquillità, ma sono contenta per questo, perché poi alla fine questo è quello che noi dobbiamo in un certo senso tirar fuori da un disegno, da un qualcosa. Ecco, una cosa che loro dicono spesso, ma che peccato, lo devo cancellare. Come ti trovi con la formazione su Zoom? Bene, perché poi alla fine la nostra cara Silvia è talmente brava nel suo lavoro, sembra che è a fianco a noi, cioè alla fine sembra che è a fianco a noi. Ho fatto altri corsi su Zoom, però con Silvia mi trovo benissimo, mi trovo veramente bene, perché è molto alla mano, poi un qualcosa te lo spiega benissimo, molto fluida nel raccontarti come devi fare, e l'errore te lo fa capire ridendo e scherzando. Mi sgrido pure quando... Infatti. Guarda che è importante essere così, perché io poi vengo da un insegnamento, quindi è importante, sì. Ti trovi bene con il pagamento rateale? Sì, sì. Io, anche se ho scelto la rata quella breve, anzi io la consiglio per il semplice motivo che così almeno non ti togli tutti i soldini subito e un po' alla volta, quindi alla fine va benissimo. Riesci a ripagartelo, te lo riesci a ripagare e ci rientri con le spese poi alla fine. Avere questa certificazione è importante, perché finora era facile farlo, dipingevi, stavi in mezzo alla gente, invece adesso no, adesso cercano tutti una certificazione su quello che fai, sul colore, su tutto, quindi anche sul disinfettante. Quindi alla fine adesso si ha un po' paura di tutto, quindi io lo reputo giusto una cosa del genere, perché imparare è importante, andare a scuola è importante. Va bene, cosa consiglieresti a una persona che dice io sto pensando se fare il corso, se glielo consiglieresti, e che cosa le diresti? Una persona pensando? Ma che stai scherzando? Non bisogna pensare, bisogna farlo. È importantissimo, importantissimo imparare le varie tecniche, è importantissimo non pensare. Cioè non pensare, fai, agisci, è la cosa migliore, perché già che ci stai pensando, cioè vuol dire che sei già sul sì, e allora fallo. Ti dico per esperienza personale, io pure stavo pensando, non mi è bastata una parola che mi ha detto mio figlio, ho detto ok, lo faccio. A prescindere dal costo, a prescindere dall'attestato, a prescindere da tutto, è bello farlo, perché poi sei in compagnia, quelle ore le passi tranquille, le passi al di fuori dall'ambito familiare, e poi ti diverti a tirare fuori ciò che tu vuoi esprimere. Grazie, sei stata super fantastica, e lascerò qui nel post un link per tutte le persone che magari vogliono candidarsi per la prossima edizione, quindi basterà cliccarci sopra e lasciare i propri dati, e poi ricontattate per se volete avere altre informazioni. Un abbraccio a tutti, io e te ci vediamo in aula tra pochissimo. Grazie, ciao.